Oltre un centinaio di persone ha partecipato ieri all'inaugurazione del CIP dedicato ai caduti di Nassiriya nei pressi della caserma dei Carabinieri a Sassano. Oltre a cittadini di Sassano, agli studenti delle scuole di Sassano, numerose anche le autorità, sia civili sia militari che religiose, che hanno partecipato al momento davvero molto commovente. Gli onori di casa sono stati gestiti dal sindaco di Sassano, Domenico Rubino, che ha accolto sia i cittadini sia le personalità, ricordando il lavoro svolto dai carabinieri ed anche da coloro che erano in missione per la pace. Presenti tra gli altri il procuratore della Repubblica di Lago Negro, Gianfranco Donaddio, il comandante dei carabinieri di Salerno, il colonnello Filippo Melchiorre, e i vertici religiosi, militari e civili sia del comprensorio valdianese sia della provincia di Salerno. Tante le parole per ricordare il gesto eroico di tutti i carabinieri che lavorano per il bene comune, per il bene degli altri, così come chi va in missione, così come fecero, perdendo purtroppo la vita, i caduti di Nassiriya. Un momento toccante per un'occasione che è stata importante per l'intera comunità di Sassano.